Buonasera a tutti, ben ritrovati. Eccoci qui di nuovo in diretta dal Fabbrica del Vapore, dal Festival Fringe Milano Off. In questo momento, proprio qui nel Village Off, alle nostre, qui di fianco a noi, lo possiamo anche vedere in questo momento, vedete il pubblico che sta seguendo un interessante, uno dei tanti interessanti seminari, incontri che vengono fatti. In questo momento si sta parlando proprio di rassegne off, rassegne fringe nel panorama nazionale. Quindi abbiamo visto anche, ci sono anche i rappresentanti degli altri fringe che ci sono. Un'occasione molto importante, sì, per parlarsi, perché noi abbiamo un problema di sistema e tutti quanti stanno cercando di capire come risolverlo, ma non solo in Italia, anche in relazione poi con il resto del mondo che intanto va. Come fare in modo che l'Italia agganci questa, diciamo, questa scia positiva che permetta anche ai nostri artisti di far lavorare non solo in territorio nazionale ma anche su base mondo, festival dopo festival, fringe e quant'altro. Infatti ne stanno parlando proprio qui alla Fabbrica del Vapore in questo momento, ma tutti i giorni intorno alle 5 appunto ci sono degli incontri molto molto interessanti a cui vi invitiamo a partecipare. Ma noi continuiamo invece a conoscere le realtà, le realtà che appunto salgono invece sui palchi, esatto, dei vari luoghi del Fringe Milano Off Festival. Chi abbiamo anche questo, dimmi, che proprio qualcuno di loro sarà selezionato per partecipare. Sì, sappiamo che infatti uno dei primi, diciamo, in palio a questo Fringe è anche la partecipazione appunto all'Avignone Off Festival, molto molto ambito, molto ambito, e quindi sì, molti appunto vorranno andare. Ed è uno dei pochissimi meccanismi che ti porta direttamente all'Avignone, porta direttamente, Fringe, sì, Festival, sì, sì, sì. E diventa molto interessante un po' per tutti, ma al di là di entrarci o non entrarci, ma anche capire i meccanismi. Quindi perché ci si muove da, diciamo, su una base di un anno e mezzo, due anni di anticipo, quindi è importante capire come fare, pensare per poi arrivare lì. Va bene. Ma chi abbiamo qui in studio con noi oggi, Barbara? Noi abbiamo due belli spettacoli, abbiamo La Fuga di Alatiel. Alatiel è un teatro di narrazione e autore Paola Pozzolo, che è qui con noi. No. Ah, non è qui con noi. Noi siamo con Valentina Tropiano, cantrice, e il musicista, quindi Nicola Caruso. Perfetto. Poi abbiamo con noi anche il giovane Riccardo, che è a teatro di prosa e fa parte della compagnia Le Moustache, mentre prima Alatiel, lo spettacolo La Fuga di Alatiel, è della compagnia Acamorà Teatro. Va bene, allora incominciamo dalla Fuga di Alatiel, più o meno di cosa ci parla? Allora, La Fuga di Alatiel è uno spettacolo un po' particolare perché non è ambientato ai giorni nostri, quindi è ambientato nel 1627 e il testo è originale, appunto scritto da Paola Pozzuolo, ed è la secondogenita di un duca di Saluzzo, di conseguenza destinata alla vita monastica, suora di clausura. Lei non accetta questa, diciamo, questo suo destino, e quindi racconta al pubblico la sua fuga precedente, quindi una serie di avventure rocambolesche divertenti ma anche con dei risvolti anche tragici in certi momenti, e si conclude, non so se fare lo spoilerone, dire no, come facciamo, si conclude, non si spoilere, e si conclude. Ecco, quindi diciamo che la cosa interessante è, noi lavoriamo con la musica suonata dal vivo, quindi poi passerò magari questo al musicista che dirà meglio, e abbiamo cercato di lavorare non testo e musica slegati, ma la musica fa parte della drammaturgia di questo lavoro. Quindi è un gioco di incastro in cui la musica è sia evocativa, ma è anche un dialogo che il personaggio ha. Tutto questo per evocare qualcosa di importante, che è la libertà, cioè questa donna cerca un modo per togliersi da questa schiavitù che io trovo comunque attuale, insomma, per arrivare lontano, per farsi la sua strada, andare, lei dice andare nelle Americhe, perché a quei tempi le Americhe erano ambitissime, era il paradiso, però lei dice anche finché le terre lontane staranno dove sono io ne avrò anche la scusa, quindi andare, la libertà sostanzialmente, quindi il senso è questo.
In un momento in cui la donna appunto non è che... No, in realtà la donna si è evoluta tanto, però c'è sempre qualche cosa per cui la donna è la donna e quindi in qualche modo si c'è evoluta, sempre... Ma c'è anche un processo di involuzione. C'è un processo di evoluzione. A causa anche una questione lavorativa. Esatto. Il problema... è che ancora da un punto di vista sociale... La mancanza di lavoro... Sì. Incide poi sulla donna. Ma io lo dico anche da mamma questo, quindi per capisco. Cui quindi la sono attrice. La prima scelta è che la mamma resti a casa. Esatto, io come attrice e mamma voglio e continuo a fare tutte e due le cose, esatto. Ma devo lottare e in qualche modo alla TL è questo. Esatto. Ecco, per cui per me l'obiettivo è arrivare a questo, attraverso il gioco, la narrazione. Abbiamo pochissimi elementi, una croce e una sedia, basta. E la musica. Però abbiamo le musiche dal vivo. Sì. Sono musiche classiche, a quanto ho capito. Allora, la musica non è solamente musica classica, anzi, la musica stessa si è evoluta nel tempo con questo spettacolo. È nato come l'apporto musicale, è nato come dei pezzi, dei brani di musica classica, perché io vengo da una formazione classica prevalentemente, anche se poi mi sono dedicato ad altro, al jazz, al pop. Però comunque è nato così, con dei brani di musica classica inseriti di supporto ma anche di dialogo con la parte recitata e poi però nel tempo e soprattutto in questi ultimi anni si è evoluta molto, nel senso abbiamo inserito anche la parte di elettronica, infatti adesso c'è una parte di elettronica fatta, eseguita dal vivo e gran parte dei brani in realtà sono stati poi dopo rielaborati sia da un punto di vista armonico sia da un punto di vista anche ritmico, quindi c'è gran parte di improvvisazione, c'è il brano di Chopin per dire, però durante l'interpretazione viene modificato anche in base a come è la sua interpretazione, a com'è il suo ritmo in scena, quindi ci sono delle cose che avvengono in ogni replica in maniera diversa, ecco. Poi entreremo un po' più nei particolari, sì, anche attraverso i vostri percorsi. Invece passiamo al giovane Riccardo. Allora, dunque, il giovane Riccardo, abbiamo con noi Alberto Fumagalli, sì, che è autore del, sì, testo e ne fa anche la regia, sì, e dopo parleremo degli interpreti. Quindi abbiamo l'autore, parliamo con lui. Di che cosa ci hai parlato? E anche interprete, credo, sì, giusto. Sì, sì, ho esagerato, anche esagerato. Scena, no? Esatto. Dicevo, questo physique du rôle, stare dietro le quinte mi sembrava uno spreco più che altro, scusa. No, diciamo che... è importante. No, anche, esatto. No, diciamo che il giovane Riccardo è un nostro spettacolo della compagnia Le Moustache, nato ormai 3 anni fa. E quindi abbiamo il piacere di riuscire a replicarlo anche dopo, non solo di farlo vivere non a breve tempo, ma di riuscire insomma a portarlo avanti da un po' di anni, con le fatiche del caso, insomma, che anche la mia collega ha giustamente sottolineato. Il giovane Riccardo è una riscrittura del Riccardo III di William Shakespeare, che è un testo che insomma mi folgorò anche semplicemente durante gli anni accademici per fascinazione sicuramente della lingua shakespeariana, ma in generale anche rispetto a tutte le interpretazioni e tutte le riletture che sono state fatte negli anni, per esempio in particolar modo quella di Thomas Joly e di Austen Meyer, che sono stati due registi per noi veramente incredibili e che ci hanno aperto la possibilità di rivedere invece il nostro Riccardo III. È come se fosse un prequel, come se noi vedessimo un Riccardo 17enne, quindi un giovane Riccardo appunto, che anticipa poi quello che ha scritto Shakespeare, come se noi avessimo vissuto prima di Shakespeare, ma poi effettivamente non è così. Però poi diciamo che la corsa, la formazione dello spettacolo, la drammaturgia stessa, la messa in scena vertono su una storia, una scrittura completamente nuova, anche con delle punte contemporanee che ritengo siano fondamentali insomma per chi racconta oggi e per chi fa oggi il nostro lavoro, ma al tempo stesso insomma mantenendo quelle che sono le caratteristiche, si spera insomma, di Shakespeare e del testo stesso. Giusto per dare un'idea, quale aspetto nel Riccardino poi ha insistito nella scrittura, cioè quello che è venuto fuori più prepotentemente, ma legato al testo, legato di al testo che hai scritto, diciamo che è stato pretesto per raccontare cosa in particolare? Sì, la speranza è quella di aver mantenuto due grandi tematiche che sono quelle dell'amore, che io trovo
presente in Riccardo III, un amore non contraccambiato, un amore non condiviso, un amore non appunto tra la madre e Riccardo, che si spera ci sia anche nel nostro testo, e poi quella del potere, che è insomma un po' la macro tematica che viene sottolineata, quindi insomma la necessità, la brama di arrivare alla corona, al potere appunto della dinastia York. Ecco. Già da piccolo era così. Già da piccolo, sì, perché esatto, trovo interessante sul come si sia trasformato in mostro, diciamo, definiamolo così. Interessante che arriva, quanti anni fa dicevi avete iniziato a fare questo spettacolo? Giovane Riccardo 3 anni fa, nel 2016. Insomma, 17, era già un esperimento, sì. Adesso sappiamo che nelle sale è da poco uscito invece il film su Joker, che raccontava come è diventato quell'altro, esatto, mostro, no? Quindi insomma è interessante vedere come voglia di capire come mai, come si diventa mostri, è molto molto interessante. Purtroppo non sono come Joaquin Phoenix, purtroppo. Vabbè, insomma, per il suo è anticipato, però, sicuramente. Insomma, direi di no. No, dicevo sì, ma probabilmente anche spirito dei tempi, perché molto si sta insistendo in questi ultimi 10 anni, lo vedo anche in serie TV inglesi, ma ovunque, intanto di svelare un meccanismo che era molto più, come dire, nascosto, perché poco sondato, cioè a un certo punto prima di una decina d'anni fa il mostro era soprattutto diventato splatter, okay? Quindi era effetti speciali e questa roba qua, Alien, quello che vuoi tu, cioè dentro ci sono le tematiche. La gente probabilmente si è un po' stufata, ma anche gli autori si sono un po' stufati del mostro cattivo per cattivo, e stanno venendo fuori perché si è mostri, che significa mostro, chi è mostro, il normale mostro, il normale, siamo sicuri che il normale è normale? Si va. Chi di noi magari potrebbe diventare mostro, tutti oppure no? Cioè, è molto, esatto, interessante questo capire. Tagliare con l'accetta, bene e male, ma anche da Pulp Fiction, no? Che capovolge. Insomma, noi siamo cresciuti, se ci pensi, siamo cresciuti con la trilogia di Guerre Stellari, dove si divideva il male e il bene, anzi poi dopo anche lì si è arrivato dopo a dire, esatto, non si sa, insomma, quindi ogni epoca la sua, infatti. Insomma, si è cresciuti con i cowboy, gli indiani, pensando che uno, e poi si è scoperto che invece forse era il contrario. Quanto anche fosse falso, forse, infatti. C'è questo, è il non più digerire questa falsità di un categorico assoluto. Vabbè, chiedo scusa, ma l'argomento mi affascina. Ma torniamo invece, poi andiamo sempre, sì, più approfondendo. Dunque, La fuga di Alatiel a Camorra Teatro, diciamo, ha lavorato tantissimo, è formato da tante persone con diverse specialità, c'è addirittura una naturopata. Sì, allora noi arriviamo, in realtà io e Nicola ci conosciamo fin dai tempi della scuola di teatro che siamo formate alla Galante Garrone di Bologna, tanti anni fa, quando la signora Galante Garrone era ancora tra di noi, ormai morta. E poi ci siamo separati, diciamo, abbiamo preso percorsi lavorativi diversi, eccetera, eccetera. Poi ci siamo ritrovati a Milano, perché per un lungo periodo abbiamo vissuto a Milano entrambi e abbiamo lavorato nella stessa compagnia. Dopo anni abbiamo deciso di creare una nostra associazione. Io nel frattempo mi ero trasferita a Cremona, abbiamo conosciuto questa naturopata, Barbara Mazzini, perché Nicola Caruso si occupa anche di terapie alternative, eccetera, eccetera, e quindi siamo riusciti, abbiamo detto proviamo a creare un'associazione culturale teatrale che abbia anche però all'interno dei risvolti legati al benessere. Che non è il centro massaggio, attenzione, è un pensiero completamente diverso, per cui è interessante, quando riusciamo a farlo, proporlo all'interno dei laboratori teatrali. Quindi ad esempio io abito a Cremona, con Barbara Mazzini proponiamo un lavoro con i ragazzi, in genere cerchiamo di lavorare con bambini o fascia delle medie, ecco. Per cui facciamo un suo laboratorio di bioteatro in cui si cerca anche di lavorare sul pensiero positivo, cioè di non stare sempre a vedere la pesantezza di quello che è la vita. Poi i ragazzini, soprattutto in una fase della crescita, sono veramente negativi. La Latiel, diciamo, sonda in una maniera, ma probabilmente a
quanto ho capito, molto particolare, ma una chiave positiva. Sì, allora, in Alatiel assolutamente una necessità sì. Che poi diventa una anche un'occasione per Alatiel. Esatto. Anche di scoprire anche lati, leggo di cattiveria. Sì, allora sì. Allora, Alatiel è una storia leggera narrata con un pizzico di cattiveria. Ecco, questo ci sa, non aggiungo altro, e infatti il bene e il male comunque si mescolano, perché quando uno vuole raggiungere un obiettivo, per Alatiel è importante arrivare a quello, non è che si faccia tanti scrupoli, ecco, mettiamola così. Quindi è interessante perché lei si affida a Dio in qualche modo, perché è stata abituata a quella cultura lì, però non si fa scrupolo di rubare i soldi delle offerte per i poveri, ecco, o di farne altre. Io vorrei tornare invece alle produzioni in generale, nel senso che sono giorni che diciamo che Milano, no, città del teatro e tutto, poi adesso guardavo la pagina su cui sono inseriti i programmi loro e vedevo Tolentino, Moncaglieri, Siena, Cagliari, Loro da Cremona, Farah Geradadda, insomma in realtà è ben... Farah Geradadda, tra parentesi, ti ricordo, sai chi è il suo compaesano? No, so, io ho una fidanzata del paese di fianco, non lo so però... Human ah, ecco, vedi, ecco, vedi, ecco. Nicolò Balini, che sa. Ah, di Farah Geradadda, bene, ok. Di Farah Geradadda. Ma è una fidanzata di Brignano Geradadda, che è un po' lì vicino, se volete così, momento... No, però la cosa che mi interessava capire è l'essere in provincia, no? L'essere fuori dalla grande città, aiuta oppure è un limite? Allora, noi come associazione culturale siamo sparpagliati, perché io in realtà di origine sono siciliana, vissuta a Milano, cioè sono siciliana proprio, doc, senza di origine, proprio, poi ho vissuto a Milano, ho deciso per comodità di spostarmi a Cremona. Lui, che magari ve lo dice lui, così parla. Io sono veneto, nato e cresciuto in Veneto, da genitori del sud, quindi parte parte del mio tempo è passato anche lì, in Veneto e in giro. Ho vissuto a Milano per 12 anni, poi mi sono spostato a Firenze, poi sono tornato in Veneto. Quindi. Gli altri della nostra compagnia, ce n'è un attore che invece è di Brescia e un altro attore invece che sta a Firenze. Quindi... Però appunto, però maggior ragione appunto, avete trovato in quel di Cremona il vostro punto, il vostro headquarter, no? Microfono, scusa. Sì. Diciamo che per vari motivi, cioè nel senso che Cremona era l'unico posto dove c'era una sede fissa, cioè casa sua, perché tutti gli altri erano senza fissa dimora, quindi questo era il motivo principale, anche perché voglio dire ci serviva un luogo dove effettivamente trovarci. Poi nel tempo le cose si sono un po' modificate, nel senso che sia il posto di casa mia, sia per esempio il punto d'appoggio dell'altro attore che abita a Firenze o di quell'altro che abita a Brescia, diventano ora anche dei punti d'appoggio effettivi. Ma inizialmente, quando avevamo bisogno proprio di un luogo fisico dove mettere la sede, c'era questa sede a Cremona, che anche ci garantiva di avere uno spazio vicino dove provare, però in effetti, quindi ci serviva a volte anche un punto dove trovarci a provare. Come si sta nel piccolo centro lavoratore? Noi lavoriamo di più fuori. Ma perché è più complicato? Ecco, questo volevo capire. Noi lavoriamo più però fuori. Però lavorare fuori appunto... Perché ma in realtà il problema è che nei piccoli centri c'è tanto. C'è quasi più offerta che richiesta. Allora dipende anche uno cosa vuole fare. Cioè se noi abbiamo voglia di portare i nostri lavori e portarli in giro, è chiaro che... meno ci occupiamo probabilmente di quello che è il mercato a Cremona, dove magari c'è anche tanto lavoro, ma non voglio parlare, cioè c'è tanto anche lavoro legato al territorio e quindi magari tanto teatro amatoriale. Allora magari uno cerca delle strade diverse, che non significa non fare niente a Cremona, trovare delle situazioni alternative, però ecco, questo è, ci si muove per forza. E a Farah? Ma questa è una domanda bellissima, nel senso che è una domanda per la quale la parentesi aperta sarebbe infinita, però io ci tengo a rispondere nell'essere molto sintetico in questo caso, perché io credo che in un
paese come il nostro, che insomma è di 9.000 abitanti, quindi un paese veramente piccino, non piccino, però insomma non grande, si riesca a creare con grande facilità, con grande serenità. Noi abbiamo la fortuna di avere anche l'appoggio del comune. Noi lavoriamo, facciamo queste residenze, tra l'altro vorrei appunto dire questa cosa: noi in questo piccolo paesino che io definisco la Spoon River della Gerardadda, abbiamo queste residenze dove appunto in questa grande cascina di campagna ospitiamo attori, fotografi, registi, drammaturghi da tutta Italia, in particolar modo giovani usciti dalle maggiori accademie d'Italia. Noi abbiamo collaborazioni con ragazzi del piccolo di teatro, tanto dopo parlerò anche dei miei colleghi in scena, Silvio D'Amico, ma non solo. Creiamo benissimo, c'è proprio questo momento di questa Woodstock improvvisata, dove la comunità ci permette di essere vivi e sinceri in quel momento di residenza, però poi abbiamo necessità di andarcene per poter per poterci far vedere, perché io credo, e questo è anche un po' un contenuto invece di un'altra nostra produzione, insomma, e non parlo oggi perché si parla del giovane Riccardo, dove la periferia di città, che io ho vissuto, perché io ho vissuto a Roma, in particolar modo nella zona periferica, ha i suoi disagi, ha i suoi problemi, però non è inesistente, nel senso che la telecamera di studio aperto, per esempio, arriva a raccontare del disagio. Invece la periferia, la campagna dove viviamo noi, è come se vivesse su un'isola che non c'è. E quindi quando arriva la telecamera è quasi come se la gente si spaventasse, no, di questa cosa. Perché non arriva la telecamera? Perché si sta bene, non ci si può lamentare, noi stiamo bene. Però quelli che fanno il nostro lavoro, che è semplicemente un lavoro, una creazione di arte, di racconti, di storie e di messaggi, da lì hanno il bisogno di uscire, di andare alle grandi città, a Roma, Milano, sì, eccetera. Posso però aggiungere una cosa, che secondo me invece avete una fortuna, a differenza di quelli che invece magari creano e nascono e rimangono nelle grandi città come Milano, di avere però un occhio un po' più critico magari e un po' meno drogato da quello che è magari invece la grande città, le grandi produzioni, certo, e la finta facilità del potercela fare, ecco. Oh, scusa, ma sì, sì. No, dicevo che sicuramente il piccolo centro ti dà da una parte forse meno possibilità, dall'altra però ti insegna a industriarti di più, a inventarti di più. È un po', è anche giusto, è anche bello, perché bisogna... Sì. Per esempio, sentivo anche lui che parlava del suo centro, e in realtà il paese da cui vengo io è sempre un paese di circa 10.000 abitanti, provincia di Vicenza. Quello che io vedo è che c'è meno superficialità, nel senso che la cultura della grande città, spesso adesso lo dico a Milano, mica, non mi faranno più entrare, ma io l'ho vissuta a Milano per 12 anni. No, vabbè. Comunque a Milano c'è spesso un atteggiamento un po' da supermercato, mettiamola così, non sempre, ma ogni tanto c'è questo. Invece il piccolo centro ha bisogno di creare dal profondo. Infatti spesso nei piccoli centri, e lo dico per il mio paese, ma anche per altri paesi nei quali sono stato, c'è un alto livello tecnico. Per esempio in ambito musicale c'è un livello tecnico molto alto, perché ci si confronta spesso non tanto con l'artista che c'è di fianco, ma magari con gli artisti che vedi in video o con quelli che vai a vedere in concerto, a sentire in concerto, e sono il top, perché tu parti, ti fai un viaggio di 2 ore per andare a sentire l'artista, quando torni a casa il tuo obiettivo è quello, non è quello che c'è di fianco a te, che ha suonato di fianco molto a te. Quindi molto i piccoli paesi spesso sfornano magari degli artisti di altissimo livello, che poi chiaramente se ne vanno nella città, come ho fatto io, come hanno fatto loro, penso, per confrontarsi magari con delle realtà più grosse, però c'è quel desiderio forte che ti porta anche a migliorare molto. A questo punto venire a Milano Fringe Festival, che tipo di occasione dà a voi in tutti i sensi, diciamo? Beh, io dico una cosa velocemente, poi passo il microfono a loro. Avendo già vissuto Milano per 12 anni, avendo vissuto a Milano anche da artista, perché comunque ci lavoravamo, ora c'è un respiro diverso. Come è organizzato anche questo evento, c'è proprio un atteggiamento diverso dal punto di vista umano, secondo me. C'è uno scambio umano che è più intenso rispetto a quello che io ho vissuto
15 anni fa quando vivevo a Milano, quindi non è solamente migliore, anche. Migliore, molto migliore, anche sì. Qualitativamente sotto certi punti di vista sì, perché siamo rimasti stupiti per esempio dagli spettacoli che abbiamo visto di compagnie che non conoscevamo per niente e siamo rimasti stupiti in una maniera bellissima, cioè proprio spettacoli che comunque toccano molto, non è solo quello spettacolo che guardi e dici mamma mia che bravi che sono tecnicamente, anche questo, ma anche però essere toccati nel cuore è importante quando vai a un festival. E poi non si respira secondo me quell'aria di competizione negativa, cioè c'è una competizione perché tutti sappiamo che vorremmo andare ad Avignone, però c'è come dire un sostegno diverso che invece in altri ambiti non si respira, diciamo, secondo me. È già buono essere qui, è bello, sì è bello essere qui, sì. Sì, diciamo che sottoscrivo, quindi è vero, è una bella cosa. Poi invece che il mustache, quindi abbiamo capito che fa un po' da hub per tanti artisti. Sì, sì, sì. Venire qua, che tipo di scambio? Cioè, differenze notate? Qualcosa che ti puoi che già hai visto, che ti puoi portare a casa per migliorare? Possibilità di scambio? Cosa ti sta dando Milano Fringe Fest? Credo e spero anche che ci sia la forma della concretezza, nel senso che lo scambio, la condivisione sicuramente è il comune denominatore, la base del nostro mestiere, e noi per primi li facciamo appunto con queste residenze, con questa forma artistica condivisa. Però per le parole spese e per quello che ci sembra che stia accadendo è la vetrina per poter far sì, quello che dicevo poc'anzi, di portare il nostro lavoro a chi poi lo può acquistare, per chi lo può distribuire, per chi lo può vedere, che è un po' quello che manca fondamentalmente a chi fa il nostro lavoro. Avete fatto gli speed date? Sì. Cosa ne pensi? Che tipo di meccanismo? Come lo valuti? Sì, l'ho trovato bello, l'ho trovato molto bello, nel senso che ho visto l'interesse da parte degli operatori e finalmente li ho visti in faccia, che è una cosa molto importante, perché la mia casella mail appunto nella posta inviata una sfilza di mail, ma effettivamente poi gli incontri con gli operatori face to face sono molto più importanti che una mail non risposta, ecco. E voi avete fatto lo speed date? Sì, l'abbiamo fatto ieri, è stato anche quello interessante, utile. Dover spiegare in poco tempo qual è il tuo obiettivo, cosa vogliono loro, quindi bisogna essere arrivare proprio al sodo. Quindi cioè vedete la possibilità di concretizzare, perché giustamente sì, siamo perché amici, in effetti bello, però noi da tanti anni che siamo dentro al meccanismo teatrale, ma quando abbiamo deciso di diventare poi associazione, lavorare da soli, la cosa diventa, finché ti affidi ad altri, certo. Quando poi sei tu che devi fare tutto, sei imprenditore di te stesso, quindi bisogna trovare tutti gli agganci, un altro lavoro oltre a essere attore, eccetera. Perché quindi noi ricordiamo, questo è un lavoro molto importante, molto pesante, non incide solo sulla pelle di chi lo fa, ma anche di chi vi assiste. E quindi cresciamo. Infatti queste esperienze, quello speed date o questi workshop che vengono fatti sono veramente interessanti, anche per capire appunto come muoversi. Domani c'è un workshop bellissimo su come organizzare, come promuovere il proprio spettacolo, ad esempio. Quindi insomma, tutti qua immagino con le orecchie ben aperte a cercare la risposta alla grande domanda della vita. Siamo in chiusura. Allora, salutiamo, intanto ricordiamo gli spettacoli. La fuga degli Atiel, che è un teatro di narrazione, autore Paolo Pozzolo, regia Nicola Caruso, Valentina Tropiano. Interpreti Valentina Tropiano, Nicola Caruso, Luca Mattiello e Sergio Stefini. Poi abbiamo le musiche eseguite dal vivo dall'attore Nicola Caruso e musica classica, arrangiamenti propri. E i costumi di Valentina Tropiano, quindi sì, esatto. Me lo sono cucito a mano. Quindi ricordo la loro associazione, la loro compagnia è a Camorà Teatro. Sono qui al One Off Space in Fabbrica del Vapore, quindi via Caccini 4. Domani stasera alle 21:15 e sabato alle 17:30. Dunque, poi abbiamo il Giovane Riccardo, che è teatro di prosa,
però è un testo nuovo, prequel del Riccardo III. Sì, definiamo così, okay. Benissimo. Mettiamolo così, pretesto, sì, senz'altro. Sì. L'autore è Alberto Fumagalli, che è stato qui con noi, che ringraziamo. Grazie a voi. E ne firma anche la regia, gli interpreti Ludovica D'Auria, Alberto Fumagalli, Marta Malvestiti, Antonio Muro, Diego Tricarico, Luci Marco D'Amelio, musiche Tommaso Ferrero, costumi Giulio Morini, produzione Le Moustache, Teatro Studio 1 Roma. Sì. Dunque sono loro al Teatro Libero di Via Savona 10 e stasera alle 21.30, come anche venerdì alle 17.30, sabato alle 17.30, alle 19.30 e domenica alle 21.30. Perfetto, insomma, tutte le coordinate per poter andare a vedere gli spettacoli di cui vi stiamo parlando. C'è il sito, andare. Sempre milanoff.com. Io davvero vi ringrazio tantissimo, speriamo di vedervi. Grazie. Quindi grazie. Presto sui vostri palchi. E in bocca al lupo, tanta merda. Viva il lupo, e merda. Perfetto, grazie mille davvero, grazie mille anche a te, Barbara. Grazie. Buona serata a tutti, andate a vedere lo spettacolo questa sera del Fringe Festival Milano Off. Noi ci rivediamo sempre qui in diretta domani alle 12.30 dalla Fabbrica del Vapore, per raccontarvi tutto quello che è Fringe Festival Milano Off. Grazie mille, arrivederci e a presto. Grazie.